Consigliere Lancia, voi che posizione avete rispetto a questo problema che riguarda tantissime imprese del territorio? Intanto diciamo che arriva questo Consiglio Comunale oggi aperto, lo dico anche da Vicepresidente del Consiglio, a corredo di una battaglia che in questi mesi abbiamo portato avanti tutti nell'interesse di L'Aquila, dei cittadini, delle imprese, ma anche del cratere. È una battaglia che ci deve far mettere da parte le sigle di partito, che va combattuta col cuore nero-verde, ed è una questione che ritiene necessaria immediatamente la proroga della restituzione, che deve assolutamente arrivare, ma che ci impone poi di guardare in maniera tecnica il problema, per esempio, del de minimis. Si tratta di un consiglio comunale, questo odierno, che arriva dopo che comunque è stato istituito un tavolo istituzionale e tecnico. Finalmente abbiamo con Crimi un interlocutore. Noi abbiamo la necessità sicuramente della proroga, ma abbiamo necessità anche di aprire un tavolo con l'Europa. Al di là delle iniziative politiche, credo che questo Consiglio Comunale possa essere definito più come il monitoraggio di un ordine del giorno che facemmo nel gennaio del 2018, perché c'era all'epoca l'esigenza di rientrare e si ebbe la proroga poi rinnovata per 300 giorni, che va in scadenza adesso nel gennaio del 2019. E quel monitoraggio necessita come primo atto, diciamo così, uno scudo di fronte a un'esigenza di ulteriormente prorogare per il semplice motivo che bisogna ancora approfondire gli aspetti determinanti di questa situazione particolare, e per farlo c'è bisogno di tempo, perché ad oggi sia il discorso dello spostamento a 500.000 del de minimis, sia altri aspetti legati ad eventuali impossibilità da parte del Ministero delle Finanze nello specifico, più che degli aspetti legati alla parte contributiva, quindi parlo di quella erariale, sono ancora, diciamo così, da approfondire. Quindi credo che il tempo sia importante averlo a disposizione. Mi auguro, la prima battaglia è quella che riguarda per l'appunto la proroga, però bisogna continuare a lavorare cercando di fare un'azione di resistenza che, al di là del fatto di poter puntare a interlocuzioni con l'Unione Europea, necessita anche di un tatticismo difensivo di cui formalmente anche l'amministrazione comunale, non è paradossale, dovrà assumersi l'onere di veicolarlo.